Vincenzo Benedetti e Daniele Avvantaggiato, allenatori del settore giovanile del Cupello 2006, 2007 e 2005. Per Daniele Avvantaggiato, innanzitutto, visto che voi siete anche due giocatori e due calciatori, la differenza di emozioni e difficoltà nel giocare a pallone e nell'allenare invece? Parte Benedetti. Ma allenare sicuramente forse è più impegnativo, perché bisogna relazionarsi con tanti aspetti, e vari aspetti, soprattutto con i bambini, che sono persone sensibilissime, molto più delle persone adulte come noi, e allo stesso tempo relazionarsi anche con i genitori, che non è una cosa semplice, anche se io sono fortunato perché ho un gruppo di genitori veramente veramente bello. Avvantaggiato. Sì, in realtà più che allenatori a quest'età siamo educatori, perché non è la fase giusta per chiamarci allenatori. Probabilmente la differenza sostanziale tra un allenatore barra educatore e un giocatore è che il giocatore, anche se è parte di un gruppo, non ragiona mai a 360 gradi come un allenatore deve ragionare, secondo me, per tanti bambini. Poi, come diceva Vincenzo, c'è una questione di impegno a livello anche di preparazione del programma e di queste cose qua. Da calciatore vieni al campo e usufruisci di quello che altri hanno preparato per te, mentre da allenatore devi essere tu a preparare il programma, a mettere gli obiettivi per i bambini, oltre che poi la difficoltà è proprio quella di cercare di stimolare i ragazzi, di farli divertire, di trovare sempre nuovi metodi per raggiungere questo scopo. Ci vuole anche pazienza. Chi è il più paziente dei due con i ragazzini? Ma alla fine siamo abbastanza pazienti entrambi. Un po' entrambi, sì, sì. Anche perché comunque veniamo dall'esperienza dell'anno scorso, che ci ha formato abbastanza, quindi quest'anno è tutto più semplice. Abbiamo parlato del campo su cui allenarsi. Il campo, voi quando vi allenavate, voi anche fino a qualche anno fa, non vi allenavate di sicuro su un campo in erba sintetica. I pro e i contro di poter allenare e far crescere dei ragazzini calcisticamente su un campo così? Ma inizio, vai. Sicuramente i pro sono tanti. Penso che avere una struttura del genere è un privilegio, prima di tutto, che è quello che cerchiamo anche di far capire ai ragazzi, perché spesso poi quando si va fuori e si vedono i campi in terra le reazioni a volte non sono ovviamente molto positive, questo a tutti i livelli. Quindi far comprendere al ragazzino e comprendere noi stessi per primi che è un privilegio avere un campo così. E ovviamente anche per quanto riguarda il lavoro a livello proprio tecnico, è una cosa che ti aiuta, ti agevola, perché riesci sempre a giocare su un campo in cui la palla rotola, in cui la palla scorre. Quindi è sicuramente un vantaggio che mi auguro in zona possa diventare una consuetudine, non soltanto una cosa straordinaria. Esatto, proprio come dice il mio amico, che è mister Daniele. Educatore Daniele, no, sei anche mister, perché fa parte anche dei giovanissimi, mister Daniele. Quindi lì diventa mister. E sì, per i bambini è un dono incredibile che hanno, perché comunque da notare la tecnica di base del mio amico durante l'intervista, stop di tacco al volo. Possiamo parlarne dopo? Per i bambini è un privilegio, perché comunque, come diceva l'amico mio, c'è una differenza abissale tra affinare la tecnica, andare con voglia al campo, tra questo campo sintetico e vari campi in terra, che quando piove diventano pieni di fango, ci si spuccia le ginocchia. Per i bambini conta tanto, ma sono sincero, conta anche per noi allenatori, perché almeno a livello personale mi ritengo veramente fortunato di far parte di questo progetto e di poter allenare appunto su un campo del genere. Quando eravate piccoli, che avete iniziato a giocare a calcio, sicuramente ci sarà stato qualche momento in cui vi sarà andata storta qualche decisione del mister o non accettavate qualche decisione del mister. Adesso che siete diventati educatori, allenatori, le state rivivendo e si capisce magari qualcosa che allora non si riesce ad apprendere? Cioè, una frase che si sente spesso dire dai mister è: un giorno capirete cosa vuol dire fare il mister. Sicuramente è la verità, fin quando non si
sperimenta, e non è sicuramente il nostro caso, perché fare i bambini, come dicevo, non ci fa comprendere appieno cosa voglia dire fare il mister, però nel piccolissimo si comprende la difficoltà di dover prendere delle scelte che a volte possono far felici alcuni e tristi altri. Quindi sì, si inizia secondo me ad avere anche una visione diversa da giocatore stesso, perché noi abbiamo la fortuna di continuare a giocare a calcio mentre abbiamo anche il privilegio di allenare, e anche all'interno dello spogliatoio forse si vedono le cose in maniera un po' diversa, si cerca di essere anche più comprensivi, diciamo così, verso anche chi ha il compito di gestirci a livello di allenatore. Esattamente, io mi riprendo all'ultima frase di Daniele, appunto da quando siamo educatori e allenatori viene più facile capire l'allenatore tuo, cioè nostro, personale, perché ti metti nei suoi panni, l'allenatore appunto, perché l'educatore deve pensare per 20 persone, invece il giocatore pensa solo con la sua testa, quindi il ruolo di allenatore-educatore non è per niente facile, anche se fanno delle scelte, certo non lo fanno per fare un torto a un singolo giocatore, ma bensì lo fanno, come lo facciamo anche noi, per il bene del gruppo, per il bene del gruppo in totale. Vi è capitato di avere magari nella squadra o tra i ragazzini qualche bambino di quel genere, come si dice, che se non mi fai giocare o non vinco prendo, mi arrabbio e me ne vado, e non si può portare via il pallone perché comunque è in gruppo, ma in generale è capitato, e come l'avete affrontata? Sì, capita, sono cose che possono capitare, perché giustamente il bambino ancor più del grande vede le cose in maniera totalmente egocentrica, quindi vede solo la sua prospettiva. Niente, si cerca, almeno per quanto mi riguarda, cerco di parlare sempre con i bambini, di farli riflettere e di creare all'interno del gruppo comunque una mentalità di gruppo, appunto, cercando di stimare il compagno anche più di se stessi, cercando di saper stare fuori e fare il tifo anche per il compagno. Non sempre è facile, ovviamente, non è facile per noi grandi, figuriamoci per i bambini, però quello che mi piace fare è sempre portarli a riflettere, parlare con loro, essere comprensivo verso di loro, provare empatia anche verso quello che sta provando un bambino e provare a fargli vedere la visione in maniera più ampia, se no, che non magari come lui la vede in quel momento. Sì, sicuramente ci sono dei bambini che sono un po' più, diciamo, vivaci, che se la prendono, se non vincono, che non accettano la sconfitta, sicuramente ci sono, ma sin da subito, da quando ho iniziato questa avventura, dall'anno scorso, mi sono imposto per il bene mio, sia per crescere col mio bagaglio di allenatore educatore, sia per i bambini, di improntare un discorso sempre con il bambino proprio a livello di base, cioè parlarci sempre, cercare di capire perché ha fatto così, perché sta reagendo così, e metterlo in condizioni di capire quello che sta facendo forse sbagliato per lui e verso i compagni. Da allenatori educatori, se aveste dovuto scegliere un ruolo per tutti e due quando eravate piccoli, avreste scelto sempre centrocampista e difensore centrale? Io mi sarei messo proprio punta, cioè, attaccante proprio di quelli. No, vabbè, non lo so. Io penso che alla fine il ruolo viene un po' anche dalle qualità che un ragazzo mostra con la carriera. Se chi mi ha allenato ha ritenuto opportuno così, io penso che perché ha visto in me quel tipo di capacità. E penso che, non lo so se per abitudine ormai mi trovo, cioè non riuscirei a fare un altro ruolo oggi, però sono, sì, mi rimetterei a centrocampo perché è un ruolo che mi stimola, che mi piace, che faccio con piacere. Invece io, lo dico in maniera molto sincera, quando ho iniziato la mia carriera calcistica sono partito come attaccante, poi ero talmente scarso, cioè ero solo veloce, gol ne facevo pochi, quindi il mio allenatore ci ha visto lungo e mi ha buttato lì dietro in difesa, e devo dire che sono veramente felice della scelta che mi ha fatto fare, non so quanti anni fa, ormai non ricordo, alla Bacica Lupo, e da lì non mi sono più mosso dalla difesa. Quindi sono felice di essere difensore, di non essere più attaccante o anche centrocampista, perché non fa parte proprio del mio bagaglio tecnico. Fa
Però una cosa che mi piacerebbe dire, sottolineare più che altro, è che da educatore al barra allenatore mi piacerebbe formare nei ragazzi una multi, come si dice, multiruolo, diciamo così, essere duttili, esatto. Essere duttili, cioè insegnare loro più che altro a giocare in ogni parte del campo, perché poi di modo che possano avere più chance da grandi, poter ricoprire più ruoli e non provare fatica, la stessa fatica magari che faccio io quando vengo impiegato in un ruolo diverso dal solito, da quello che è il mio habitat. Quindi uno degli obiettivi che ho, che abbiamo, è proprio quello di cercare di sfidare sempre di più i ragazzi nei ruoli diversi, affinché la loro mente si abitui a risolvere problematiche in diversi ruoli del campo, perché comunque è diverso giocare difensore da attaccante. Il difensore guarda sempre la porta avversaria, guarda tutto il campo, l'attaccante gioca sempre di spalle alla porta. E quindi iniziare da quest'età anche a far comprendere, anche ai genitori, che a volte non è facile, far comprendere che non è importante dare il ruolo in questa età, ma è importante far crescere i ragazzi in tutto il campo. E questo è uno degli obiettivi, ecco, che possiamo avere per questi ragazzi. Tra tutti i ragazzini ci sarà qualcuno che sicuramente vi segue e segue le vostre sorti anche con la prima squadra. C'è qualcuno che magari vi fa una battuta poi al ritorno all'allenamento, magari su una sconfitta? Ma è capitato a me quando sono stato espulso con il Pineto, che sono tornato al campo, sembrava che si erano messi d'accordo i bambini, e mi hanno appena sono arrivato mi hanno fatto tutti un applauso, era una ventina, mi hanno fatto un applauso. Io li ho ringraziati innanzitutto, poi gli ho chiesto il perché, mi hanno detto complimenti mister perché hai lasciato la squadra in difficoltà. Quello che gli dico sempre io quando loro si comportano male, che o che fanno finta di essersi fatti male per richiamare l'attenzione, di guarda, stai lasciando la squadra in difficoltà perché tu non ci sei. E loro hanno fatto esattamente quello che dico io a loro, accogliendomi con un applauso. Sì, ogni fine partita, per quanto mi riguarda, oltre a farmi un esame di coscienza sulla gara in sé per sé, mi faccio anche un esame di coscienza per comprendere se in quella giornata sono stato anche un esempio per i miei bambini che vengono a vederti, perché i bambini, come diceva Vincenzo, questo è un episodio, uno dei tanti, poi alla fine hanno molto uno spirito di osservazione, osservano e imitano anche. E quindi uno degli impegni che abbiamo, oltre che responsabilità, è quella di dare il massimo per la nostra squadra, ma anche proporci come modelli da seguire per questi bambini, sperando che prendano il meglio da noi e non il peggio, anche se a volte non essendo perfetti, l'agonismo ci porta a fare o a avere atteggiamenti o a dire cose magari in quel momento non vorremmo dire, però quello che è il nostro impegno è quello di proporci di essere sempre come dei modelli per i bambini, perché loro ci osservano e ci imitano. Nello spogliatoio di voi più grandi di solito ci sono comunque scherzi, ci sono anche soprannomi che vi date, quindi noi vogliamo sapere magari il soprannome di Benedetti e di Avvantaggiato, se si può dire, e chiediamo se anche da questa età, da piccolini, inizia già lo sfottò tra di loro o lo scherzo nello spogliatoio? Ma i bambini vivono poco lo spogliatoio, perché comunque a questa piccola età pochissimi vivono lo spogliatoio già con la doccia, lo vivono poco. Vivono il campo, vivono la palestra, quel che è, ma sfottò si cerca di evitarli, soprattutto perché appunto per la sensibilità dei vari bambini, perché qui si parla di sfottò, tu sei più scarso, tu sei meno scarso, tu non sei, io sono più veloce di te, io sono più là. Quindi queste cose quando si sente cerchiamo sempre di bloccarle sul nascere, perché fanno male appunto ai bambini che si sentono dire queste cose. E invece tra di voi Avvantaggiato ha un soprannome? Ma io sinceramente ci gioco insieme ormai da un sacco di tempo, il soprannome non ho. Forse se l'è autodato, che facendosi chiamare Harry Kane. Questa è una storia, perché lui è andato a vedere una partita del Tottenham e si è rimasto folgorato da questo attaccante, e allora ogni tanto le partite di allenamento si mette punta e cerca di imitare Harry Kane. Quindi però no, soprannomi veri non ne ha. Vabbè, Vincenzo invece è il direttore, che tutti sappiamo che Vincenzo è un grosso direttore. Se andiamo al negozio dove lavora, del lei, insomma, è un pezzo importante. Quindi questo è il soprannome di Vincenzo. Per quanto riguarda i bambini, poi alla fine ha detto già tutto Vincenzo.
bene lo scherzo, ma bisogna stare attenti che poi questo scherzo non vada magari a creare qualche problema nel cuore di qualche bambino, che magari può essere meno pronto degli altri, oppure avere, non lo so, un difetto particolare che potrebbe essere sottolineato dagli altri. Difetto e pregio non come calciatori, ma come educatori e allenatori dell'uno e dell'altro, secondo voi? Allora, lo dico io. Daniele è un grandissimo educatore, perché questo è un pregio, un grandissimo educatore, è una persona che riflette tantissimo prima di agire, e anche un grande stimolatore per i bambini, perché non è per niente facile, dopo che vengono da una giornata a scuola, farli arrivare qua e stimolarli. Per me sì, Vincenzo è una persona secondo me molto umile, e questa è una capacità importante per un uomo in generale, l'umiltà, perché anche quando qualche volta mi è capitato di permettermi di dargli dei consigli, è sempre stato aperto. Oltre che essere un amico, è una persona che stimo molto anche per la sua tranquillità, per la sua serenità, però ecco, l'umiltà, mi piace l'umiltà di Vincenzo, è una persona che parla il giusto, sia come allenatore che come compagno di squadra, però è sempre lì sul pezzo, è uno di quelli che sono esempi da seguire anche per i più giovani nella prima squadra. Se un giorno vi doveste ritrovare, non come compagni di squadra ma come allenatori, però rivali, in che squadra vorreste stare l'uno contro l'altro? Dobbiamo sognare oppure dobbiamo essere realisti? Sia sognando che realisti. Allora, se proprio devo sognare, io al nazionale italiana mi faccio bello dal CT e lui alla nazionale uzbeka. Uzbeka. Sì, ti piace vincere, fa. Allora fanno la nazionale uzbeka e sì, io faccio la nazionale italiana, ci scontriamo, c'è un amichevole. Penso che bello augurio, io la nazionale italiana uzbekistan. Vabbè, ma tu la devi sollevare le sorti del calcio uzbeka. Sono appassionato dall'uzbekistan calcio. Non lo so, è una domanda strana, però quello che mi piacerebbe, ma anche perché non credo ci siano strade alternative, è quella di passare dal basso, perché la famosa gavetta. Sì, la famosa gavetta ti insegna l'umiltà, ti insegna a guadagnare quello che piano piano ti costruisci, e poi non lo so, insomma, quello che viene ci prendiamo.